GFB, dure accuse contro Luca Onestini. Il reality più longevo della televisione italiana ha regalato tante sorprese e grandi emozioni al pubblico da casa. La vittoria di Daniele Bossari è stata la ciliegina sulla torta per un'edizione ricca di colpi di scena e di personaggi molto esilaranti. Giulia De Lellis, Ivana Mazzova, Cristiano Malgioglio, solo per citarne alcuni, hanno messo sì un insieme di dinamiche intrecciate tali da maturare un enorme successo sui social network. Ilari Blasi ha confermato la terza stagione del Grande Fratello VIP per l'autunno del 2018. Gabriele Parpiglia contro Luca su Instagram. Il giornalista Gabriele Parpiglia, dopo aver seguito attentamente il Grande Fratello VIP, ha stilato una vera e propria classifica dei migliori e dei peggiori del reality. In questa graduatoria Luca Onestini è stato inserito in una posizione di sufficienza. Tale votazione è stata motivata da Gabriele considerando il percorso dell'ex tronista di Uomini e Donne come un vero schema rispettato a regola d'arte. In modo particolare ha evidenziato come Luca avesse previsto di essere lasciato in diretta dalla sua ormai ex fidanzata Soleil Sorge, per poi avere la strada spianata per la finale. Queste dure accuse non sono passate inosservate ed infatti Onestini ha risposto ricordando come Parpiglia sia amico dei Rodriguez. Al di là delle critiche, il percorso del bel ventista romagnolo è stato davvero straordinario, soprattutto per la grande amicizia imbastita con Raffaello Tonon, con il quale hanno creato una vera coppia, gli Onestoni. La storia con Ivana Mazzova nella casa del Grande Fratello VIP, il secondo classificato, Luca Onestini non può rammaricarsi di nulla dopo un addio in sordina dovuto alla scelta della sua ex compagna Soleil Sorge, ovvero quella di piantarlo in asso durante la sua permanenza televisiva. L'ex tronista di Uomini e Donne ha tirato fuori il meglio di sé. Infatti dapprima ha stretto un bel rapporto di amicizia con Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Raffaello Tonon, ma il vero rapporto speciale lo ha instaurato con la modella croata Ivana Mazzova. Quest'ultima, entrata nella casa fidanzata con Alessandro, dopo la finale ha dichiarato la fine della loro frequentazione. Che la simpatia tra i due ex coinquilini possa diventare una vera storia d'amore, ai posteri l'acqua.